Buonasera a tutti, innanzitutto sono il capitano del Prasar, vorrei ringraziare il presidente della S. Cariati che ci ha ospitati, una grande ospitalità in vista di queste feste. E per quanto riguarda la partita, è stata una partita molto avvincente, due squadre che avevano fame di punti, specialmente noi che fuori casa riusciamo ad esprimerci, però non portiamo sfortunatamente risultati positivi. E Cariati è una bella squadra, ha un attaccante di peso, Apicella, che ha fatto un gran gol, e gli faccio i miei complimenti, ma anche noi, secondo, non lo so se tutti quanti sono d'accordo con me, non abbiamo demeritato, abbiamo fatto le nostre azioni, però sfortunatamente non siamo riusciti a pervenire al pareggio. Secondo me potevamo fare concludere qualcosa di più. La partita è stata un po' difficile, soprattutto verso l'ultimo, comunque l'obiettivo era quello di portare i tre punti a casa e ci siamo riusciti. Ora dobbiamo lavorare ancora intensamente, soprattutto sul piano della preparazione atletica. Comunque siamo a buon punto, l'importante ora è continuare così e prendere gli altri tre punti la prossima partita. Oggi era importante vincere e ci siamo riusciti, fortunatamente. Potevamo fare benissimamente il secondo gol, non è arrivato. Questi tre punti sono importantissimi per la classifica. Ho un grande onore di giocare in questa società, Cariati. Il nostro presidente Sabatino Tosto è una persona eccezionale. Abbiamo un grande pubblico, un grande allenatore, Filaretti, che sicuramente ci porterà in alto. Buonasera, chiedo scusa per la voce, ma ce l'ho un po' rauca sia per aver cantato e aver un po' sostenuto i ragazzi. Niente, per quanto riguarda i nuovi acquisti, c'è da dire che è un gruppo che sono molto umili, sono bravi, sono affidati al mister Filaretti, che è bravissimo, e come stanno giocando, pur non avendo ancora la condizione atletica a una certa percentuale, e diciamo che è una grande cosa, cioè riuscire a fare risultato in questa condizione. Gli obiettivi sono comunque questi: di vincere, di non indietreggiare o fermarsi, e ci riusciremo di sicuro, perché questo è quello che vuole la società, dal nostro direttore al presidente, è quello che vuole anche il mister, vogliamo tutti noi, e penso anche il paese adesso è con noi. Poi volevo dire anche che è stato un modo anche per salutare il nostro direttore, che è quello di vincere e che di sicuro gli arriverà. Per il resto io sono un altro timido, che non sono abituato alle telecamere, ai microfoni, però volevo ricordare che una volta in una precedente intervista di festeggiamento dissi che ho tifato questa squadra e la tiferò ancora, e questa è la conferma, non come dirigente, al di là che lo sono, ma come persona che dà il contributo col cuore sia al paese, sia alla società e a questi ragazzi. Volevo concludere dicendo che che noi in questo modo possiamo essere, per come stanno andando le cose, visto l'emergenza anche che c'è stata da emergenza mercato, per come stanno andando le cose stiamo vedendo e notando che anche la gente adesso comincia a sorridere, a credere, è meno diffidente, e quindi ci fa capire che lo sport ancora oggi, ancora una volta, può essere trainante anche per il paese.